Abitanti! Ma che ci fate qui? Beh, già che siete di passaggio, mettetevi pure comodi. Abbiamo selezionato alcuni dei nostri video preferiti della prima stagione per dargli nuova vita. Un tempo non eravamo molto bravi a fare video e alcune idee ne hanno risentito. Quindi abbiamo deciso di trasformare luglio in un mese all'insegna dei remake. Spero siate pronti a tuffarvi nella nostalgia. Partiamo con una battaglia immortale. Evergreen, una diatriba che ancora oggi non si è mai risolta. McDonald's o Burger King? Benvenuti in Space Valley 5 anni dopo. Dai un colpetto lì che non funziona. Dagli un altro e non c'è due senza tre. Ma ha smesso di funzionare. Dagli un colpo. Cioè, ma come c***o fai? Ma ha smesso di funzionare. Dagli un colpo. Ancora? Prova di nuovo. Cazzo. Non sono più quello di una volta. No, veramente. A tutta la valle spaziale, benvenuti in questo primo remake. Vorrei fare un applauso a Franci, che mi ha reso il pagliaccio più triste. Cerca di essere un po' felice, per veramente. Te lo chiedo in ginocchio. Io sono felice. No, Fra. Io sono abbastanza affamato e sono abbastanza curioso di andare a scoprire il risultato di questo video. Perché... Anche perché magari negli anni i nostri gusti sono cambiati, i due fast food sono cambiati. Oppure sarà tutto uguale medesimo. Abbiamo preso i panini più iconici che hanno in comune i due fast food, quelli simili, e li metteremo in competizione secondo determinate categorie per andare a scoprire qual è il fast food migliore. Tra l'altro, finito il video, ci vediamo sul nostro secondo canale Around the Valley, dove andremo a testare anche i menù bambini. Sì! Ma ci sono i giochi dentro? Sì, papà! Quindi, messer pistolotto clown, Ronald Nelsonald. Ronald Nelsonald, le categorie di oggi sono: packaging, è come sulla confezione, bontà, resistenza al fattorino. In realtà questa categoria la vedremo alla fine del video. Come resisterà un intero menù del McDonald's contro un intero menù del Burger King al fattorino Nick. Ma no, ma non volevo fare questo, io lo so. Cheeseburger. Ti prego, Nelson, puoi fare un sorriso? No, dai, così sembri tristissimo. Packaging. No, esatto. Devo fixare qualcuno. No, devo metterla perché mi stai mettendo ansia. Secondo voi, questo è tutto accartocciato e questo è perfetto, ma dipende da chi l'ha fatto. Dalla rozzaggine del dipendente. Sì, cioè questo l'ha palesemente sbattuto dentro, ha fatto... Sono cambiati negli anni. E io che ne so? Qui è molto simile. Sono tutti e due all'interno di involucri di carta pesta, carta velina. Sì, è cartazza proprio, non si spreca mica su queste cose, salva euro. Beh, allora, fra i due, molto più figo questo, sì. Ma nettamente. Sì, è vero. C'è un cetriolo raffigurato sopra quello del Burger King. Vederlo ti fa già prendere, ti fa già arrabbiare solo vederlo raffigurato sul packaging. Se me lo metti proprio lì, in bella vista, ti dico no, non ti compro. Ma basta, io qui do il mio punto al Burger King. Beh, anche quello del Mac è bellissimo. Fasetto. È come sulla confezione. Da quant'è che non facciamo un è come sulla confezione? No, sai cos'è bellissimo pensare? Nel vecchio video si chiamava fedeltà questa categoria. Sì, perché ancora non era nato, è come sulla confezione. Il nostro format. Andiamo a vedere se i panini dentro le confezioni sono come l'immagine pubblicitaria. Ci giocano sempre un sacco queste multinazionali. Ti fanno vedere un panino bellissimo, il panino dei tuoi sogni, e poi lo apri, che cos'è? Ma un pancake con qualcosa di sottile molto in mezzo. Ha tutt'altro colore e spessore. Cos'è strabruno? È strabruno e sottilissimo. È bruno. Anche il pane, guarda il pane sopra. È un po' disonesto qui, Andiamo a vedere chi vince, se il Burger King ha fatto meglio. Eccola. Un pochino. Qui non vedi niente, solo il pane. È proprio un involucro di pane da cui esce una fettina di formaggio che chiede aiuto. Beh, io ho un botto di formaggio però che esce fuori con anche il ketchup. Però almeno i semini si vedono. Il pane è leggermente più gonfio, ma secondo me viaggiamo sullo stesso livello. Sì. Almeno nel cuore del McDonald's punta la carne. Io veramente non vedo nient'altro. La carne. Al di fuori del pane, in quello del Burger King non vedo niente, per cui io il mio punto lo do al McDonald's. Anch'io. Io sceglierei il Burger King. Purtroppo anch'io. Burger King. Burger King. Bontà. Finalmente, pancia mia, fatica panna, andiamo a vedere qual è il più buono a livello di sapore. Qui sto mangiando del ketchup, McDonald's sto mangiando ketchup. Sente molto il pomodoro. È pomodoroso, vero? Carne non si sente quasi, è molto presente il sapore della sottiletta cheddar. Il pane soffice, è preso il cetriolino. Gli è cominciato a piacere il cetriolino. No, sapeva di cimice. Perché mi volete male? Promettetelo, non piace a nessuno. Però questo non è buono, cioè è molto flaccido. Passerei ad assaggiare Burger King, capire dov'è la carne in questo. Il cetriolino è nettamente più croccante. Ha proprio un altro sapore. Pure in generale, la carne
ha più sapore. È affumicata, tipo. Sa proprio di grigliato, di griglia. Quanto è molto più stopposo. Sì, c'è molta meno salsa. Però la carne ha un sapore più buono. Complessivamente preferisco quello del Mac. Punto al Burger King, invece. La carne la vince. No, 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 io non sono di parte. Patatine. Le patenze. Le patons. Le patensos. Sono quella cosa stoppa fame che si mangia alla fine, di cui io non sono sinceramente tanto. Ma cosa mangi già? Dobbiamo fare il primo packaging. Ma le ha mangiate anche prima quel test. Ma che packaging. A livello estetico chiaramente possiamo valutare già anche l'interno, perché si vede. McDonald's ha una confezione molto più classica. L'immagine lì con lo scovellino che fa lo... Bello, bello. Da una parte hai una struttura solida, dall'altra hai un sacchettino per il catetere usato degli anziani. Non capisco, nel senso, fanno anche la versione con la carta cartoncino, no? Ma io non credo. Io non l'ho mai non vista. Credo. Oh, l'abbiamo anche chiesta, ma non c'è. Vince McDonald's. 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 C'è niente da dire. McDonald's. È come sulla confezione. Posso dire che io ci sono sempre rimasto male per il fatto che non spuntano così a ventaglio le patatine. Anch'io. Escono così, tipo raggio di sole. Sembra tutto tipo... prosperoso. Invece guarda, tutto avvizzito. Così poca gente va sul sito del Burger King e cerca le patatine che non hanno manco fatto il rebranding dell'immagine. Il logo. No, infatti no. Però la patatina è quella. Guarda quanto sono tozze. Cioè io me le immaginerei molto più grosse. No, è vero, sembrano proprio dei fittoni. Sono tutte magro. Quelle del McDonald's sono esile, gracili, invece quindi belle poppute dorate. Punto al McDonald's. Sì. Bontà. Fire. Che non è credibile concetto così. Io riconosco come molto più iconica la patatina nel Mac, ma semplicemente perché ci sono andato più spesso. Le hai per sbaglio sparse tutte in giro, no? Che capita sempre. E le prendi così. Che schifo che fai, Ronald, nel... Io sempre faccio così. Queste sono più buone, però. Sanno più di patata. Burger King è una patata. È più bella, ma sa esattamente della stessa cosa. Forse... No, non è vero. Un po' meno di marcio, ma siamo lì, Però se dovessi preferirne una delle due, probabilmente sceglierei questa. Perché è più stuzzichino, ha quel sapore di frittino che quando vai comunque al fast food te lo vuoi ficcare nel colon. Preferisco anch'io quelle del Mac, ma riconosco come più buone quelle del Burger King. Burger King. Burger King ha un odore più inebriante. Big Mac e Big King. Qua però. Packaging. Confezioni, molto diverso, approccio molto diverso. Sì. Posso dire che anche se è in carta non mi dispiace questa del Burger King. No, infatti è bella. La stessa cosa. Molto americana. Mi piace il cartoncino, però questo mi affascina. Sono packaging di quest'anno questi? L'hanno rifatti tutti. Sono brutti. Sono brutti, è vero, sono spenti. E anche a me piacciono non troppo. Non è che funzia troppo. Cioè, bello il concetto del minimal, ma non così. Preferivo il colore. 3, 2, 1, McDonald's. No. Sì, no, perché comunque mi piace comunque di più. È come sulla confezione. Partiamo dal Big Mac. Grande problema, secondo me, del McDonald's è lo spessore della carne. Sì. Non puoi essere così disonesto sulla carne, che è l'ingrediente fondamentale del panino. Cioè, guarda lì quanto è grossa, ma anche il colore è chiaro qua, cioè è sempre bruna e secchina. Mi è venuto in mente ora un flash, l'insalata è diversa, è proprio un altro tipo di insalata. Tu sai che c'è l'iceberg e invece lì non è iceberg, però non è come sulla confezione. Se lo metti vicino è probabilmente alto la metà. Andiamo a vedere invece. No. Panino del re. No. È esploso. No. Sono praticamente uguali. Figo che però ha questi anelli di xina. La carne è piccolissima, guarda. Qui stesso problema precedente della carne. Lo spessore è inferiore rispetto a quello sulla confezione, ma il problema fondamentale è la verdura. Aspetta, ma non avevo ancora visto l'immagine, è un'altra roba. Tragica la situazione in ambedue i lati, direi che il punto va a McDonald's. Siamo comunque nella fiera dello stronzo. Sì. Bontà. È da una vita che non mangio un Big Mac. Ma hanno cambiato salsa? C'è quella del crispy McPickle? Forse un po' sì. No, io vi giuro, hanno cambiato salsa. Una volta era bianca quella del Big Mac. Anche io me la ricordo. Sì, anche io me la ricordo. Sì, è vero. Assaggiamo quello del Big Mac. No, come assaggiamo quello del Big Mac? Assaggiamo quello del Burger King. Bravo. Si spacca tutto il pane, però. Guarda qua. È più buono. È molto più saporito. Non è molto più saporita la carne in generale. Sì. Super secco, però. Ma è la stessa cosa del cheeseburger. Hanno un problema con le salse. Ma scusate, il sapore è simile? No, per niente. Anzi, totalmente diversi. Questo sa molto di carne. Questo, nonostante la carne non sappia di quasi nulla, almeno ha delle salse buone. Gli ingredienti dentro si sentono di più, quindi io do il mio punto al McDonald's. Io invece lo do per stavolta al Burger King, perché seppur sia più stopposo, questo affumicato da griglia di Pasqua mi piace. Nuggets di pollo. Dov'è la mia salsa agrodolce? La salsa più buona del mondo, il nettare degli dèi, l'ambrosia divina. Un pollo! Packaging. Ho fatto repackaging. È vero? Sì, è vero. Sì, 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 anche io. Non mi piace. Non ti piace? Neanche a me. Era più bello quello vecchio. Era molto più bello. Sai cosa non mi piace? I merlet. Come si chiamano i merli? Le tegole. Sono le piume del pollo. No, non sono le piume del pollo. Sarebbe mega macabra come cosa. E che cazzo sono? Ma sai che può essere? Ma no, sono tipo i merli da cui tirare le frecce. Ah, no, sono le piume del pollo. Di primo impatto diresti, beh, queste hanno il cartone, sono più belle. Hanno fascino quelle con la carta. Anch'io preferisco quelle con la carta. Sono più sacchettino della merendina. Non mi piace che una nugget sia dentro un sacchetto. No, neanche a me.
Ce l'hanno messo in un sacchetto tirchi. Vince il McDonald's. McDonald's, io sì. Punisco il sacchetto. Per quanto non mi piaccia questa scatola, punisco il sacchettino. No, Burger King, Burger King. Minimo sforzo, massima resa. Ah, ragazzi, ci siamo scordati di dirvi una cosa. Tutte le volte che vince il Mac, il pagliaccio deve dare uno schiaffo al re. Tutte le volte che vince il burger, il re deve dare una spadata al pagliaccio. Ma mettiamo uno schiaffo o una spadata in palio per la fine. Ah, va bene, dai, è andata, andata. È come sulla confezione. Il colore è decisamente diverso, Però dai, non c'è troppissima differenza. Neanche secondo me. Non è che te le hanno pompate chissà quanto, ti fanno vedere anche l'interno un po' streminzito. Ma è vero che secondo me sono proprio loro, non è un cibo finto. Veramente fedeli. Uguali. È la prima volta che rispecchiano l'immagine pubblicitaria. Sono esattamente loro, colore identico, loro. Allora, l'immagine della confezione è molto più figa. Mentre nella foto sono belle cicce, qua sono sottiline. In pubblicità sono dorate, sono belle. Qui sono veramente streminzite. Sembra abbiamo preso le bianche calpestate. Siamo lì, però per la forma, che è proprio quella che fanno vedere, McDonald's anche secondo me. Bontà. Assaggiamo. Porca vacca, che buone. È proprio di pargiglio di gallo. Mangiandole posso notare che la pastella del McDonald's si stacca. Sì. Guarda quanto è sottile. Burger. Ma non so pure. Sa di pesce? No, non è vero, sì, non è vero. Sa di pesce? Il merluzzo bagnato. Sa di merluzzo bagnato a tutti gli effetti. Uno dei due è palesemente più crispy. Proprio la paratura è molto più buona. Molto più saporito. Addirittura? Sì. Potrei essere d'accordo con te, lo diciamo in coro. 3, 2, 1, Burger King. No! Sì. Sulle nuggets di pollo, assurdo. Preferisco nettamente quelle del McDonald's. Più cremose, sì. Avvolgenti. Questi non mi dicono niente. Mi sanno di arido, orrendo, schifoso. Crispy McBacon e Bacon King. Vedi che qua c'è il bacon, capito? Ah, ma tu ci hai messo un capello. Packaging. Allora, packaging, viaggiamo sempre sulle stesse, Però in realtà Burger King è molto più povero rispetto ai packaging precedenti. C'è molto meno. Crispy, stesso concetto, però molto più efficace. Il colore è molto figo. No, siamo di parte qua, dai. Vince il crispy. Crispy. È come sulla confezione. Sappiamo bene cosa aspettarci perché l'abbiamo visto milioni di volte. Che carino. Non è per nulla come sulla confezione. Ma guarda la carne, ma questa è pompatissima. La carne nel sito di McDonald's sembra la Beyond Meat. È vero, sembra carne. Sì, è vero. Guardiamo il bacon. No, magari no, Come si vede così. È volato. Un grosso, di bacon. Croccante, spesso. Di bacon ce n'è veramente poco. Andiamo a vedere quello del Burger King, che ha un'immagine assurda. Madonna, cioè, un panino da hamburgeria americana, da Man vs Food. È uguale. Ma pezzo. Ma che senso ha? È come se avessero preso quelle e l'avessero. Anche ad andarli a scavare, gli ingredienti che vedi lì ci sono. Peso un botto, però. Pesissimo. Cioè, guarda quello, è tipo un. Il tuo è ancora diverso dal mio, guarda. Per la disperazione, ma vince il McDonald's. McDonald's. Bontà. Lo diciamo già, dai, regà. No, certo. No, vabbè, non è detto, non è detto. È paraliso il crispy. Vabbè, però perché sei così infelice allora? La salsa è diversa da quella Big Mac, però, Ora che la senti. Dici? È più forte. Questi sono i capperi. Questo se lo tieni in testa Nick, sviene. Dai, prova, vai, crispy. No. È strasecco. Che cosa sento? Un botto? La sottiletta. Questa salsa bianca? È maionese. C'è qualcosa che mi dà un complessivo sapore di toast. Sai cos'è secondo me? È il bacon. Mero, c'ho un blocco così qua. No. A livello di gusto era un po' telefonata secondo me. Vince il McDonald's. McDonald's. Sapete cosa facciamo adesso? Andiamo a schiantare i menù. Beh. Sì. Resistenza al fattorino. In questi 5 anni c'è una cosa che sicuramente ha preso molto piede. Il factorining. Ci siamo messi nelle vesti di qualcuno che ha ordinato a casa McDonald's Burger King. Abbiamo sostituito la categoria Resistenza agli urti. Hanno suonato al campanello. Hai sentito anche tu? Oh! Ah. Scusa! Una caduta comunque contenuta, ma con una pacca finale che poteva anche risparmiare. Caso ci è caduto sopra. Beh, c'è una goccina di Coca-Cola, qua. Vediamo. La bibita è rimasta intatta. Madonna, è uscita un che po' bomba. Le patatine sono un po' fradice. Ma la cosa che ha subito di sono più sono tutte bagnate. Però. Oh no. No, vabbè, adesso tutto questo il sacchetto. No, si è tutto bagnata la carta. Da una parte il cartoncino potrebbe salvare gli alimenti molto di più della carta. Dall'altro potrebbe invece la carta essere più compatta. Non lo so, vediamo. Vediamo. Andiamo a vedere il Burger King. Qua è tutto un po' fradicio, ma ha resistito. Uè. Oh. Chi siete voi? No. There is a little lake. No. Ah, si è proprio aperto il tappo, però non è esplosa. Beh, ce n'è metà dentro. Oh, è vero che la mossa di karate era ben peggiore. No, posso dire che è un po'. Dici che è un po' fakeata questa mano. Ma è tutto marrone di Coca-Cola al panino. Però se fosse stato nella scatoletta. Magari. Però noi comunque dobbiamo valutare la confezione come resiste in generale. Sì, okay. Sì, certo. È un po' bagnato in marrone. La carta rispetto al cartone. Il punto per la resistenza. McDonald's. Tu al McDonald's. Scusami. Vabbè, visto che è una manche delle balle, io lo do al Burger King.
Andiamo a scoprire quindi a questo punto chi ha vinto questo McDonald's versus Burger King 5 anni dopo. Con un punteggio di 21-11 vince McDonald's. Bravo al Mac! Che aveva vinto la volta scorsa? Ma io che cazzo ne so! La sfida è stata estremamente equilibrata, ma alla fine ha vinto il McDonald's. Anche se di poco, e questo è il punteggio. È stato un bel viaggio nel passato, bello, ma soprattutto è stato, a prescindere, un bel viaggio nei fast food. Abbiamo rinfrescato la memoria, rinfrescato il gusto e ci sta. Happy Meal! L'Happy Meal è il menù per bambini, li andiamo ad assaggiare adesso su Around the Valley, c'è il link in descrizione. Noi speriamo che questo primo video di Space Valley 5 anni dopo vi sia piaciuto. Vi ricordiamo che tutto luglio sarà a tema 5 anni dopo. Suggeriteci nei commenti quali altri video volete rivedere sotto forma di remake. Non li faremo perché li abbiamo già decisi tutti, quindi ci spazzeremo il popò, ma magari l'anno prossimo. Ma tu puoi alla fine del video essere almeno felice per una volta? No, beh, ma sei tristissimo. Facciamo tipo una scena super tragica dove lo trafigo con la spada. No, no, oh! Chi vinceva la sfida doveva schiaffeggiare l'altro. Oh! Link! Era... Porca! Cacca. Vai, rispondi. Che figo. Arriverenze. Ma tu vuoi veramente riuscire a metterti questo occhiale? Sì. Ragazzi, il succo di mela è il succo più buono del mondo. È forse una delle scene più tristi. Let's go. Sei triste. Mettitele. E sei pronto per una serata di scambisti. Buona round.